Per accedere alla G Suite del liceo statale Enrico Medi è necessario creare un account istituzionale o scolastico utilizzando le credenziali inviate dalla segreteria didattica. I genitori dell'alunno Mari Carlo della prima ZA linguistico hanno ricevuto dalla segreteria didattica i seguenti dati: lo username maricarlo.s@liceoenricomedi.education e una password provvisoria che dovrà essere utilizzata solo per il primo accesso. Procediamo con la creazione dell'account. Per farlo, selezioniamo il browser o programma per navigare in internet. Nel nostro caso scegliamo Google Chrome. Se stiamo usando il browser con l'account personale, in alto a destra, sia vicino alla barra degli indirizzi, sia in basso, comparirà l'icona che abbiamo associato all'account personale. Il primo step per creare l'account scolastico è selezionare l'icona dell'account personale e cliccare su Esci, poi su Continua. Posizioneremo quindi il mouse sul riquadro blu Accedi in alto a destra. Nella finestra Scegli un account, selezioneremo l'opzione Utilizza un altro account. Nella successiva schermata inseriremo lo username che l'amministratore di G Suite ha assegnato al nostro utente, maricarlo.s@liceoenricomedi.education. Nel riquadro Inserisci password digiteremo la password provvisoria che è stata inviata dalla segreteria didattica, rispettando rigorosamente le maiuscole e i segni di interpunzione. A questo punto dovremo creare una nuova password diversa da quella di accesso che abbiamo utilizzato all'inizio. Apriamo una parentesi sulla password. Evitate nomi, date, diminutivi, riconducibili alla persona dell'utente o parole di senso compiuto come cucciolo, piccola o simili, solo per fare un esempio. Non sono password sicure. Create la vostra password utilizzando numeri, lettere maiuscole e minuscole, segni di interpunzione. Una volta inserita la nuova password, clicchiamo sul riquadro blu Cambia password. Abbiamo creato l'account scolastico di Mari Carlo della prima ZA linguistico, ma per usare gli applicativi e i servizi della G Suite scolastica dovremo prima di tutto assicurarci che stiamo utilizzando il browser o programma per navigare in internet, in questo caso Chrome, con l'account scolastico, non con quello personale. Come si fa? Semplice. Basta posizionare il mouse nell'angolo in alto a destra. Se compare l'icona identificativa dell'account scolastico, nel nostro caso la M di Mari Carlo della prima ZA linguistico, non avremo problemi a utilizzare Classroom o Gmail della nostra scuola. Se l'icona è diversa, vuol dire che stiamo usando il browser con un altro account. Dovremo quindi passare all'account scolastico cliccando sull'icona identificativa dell'account personale e nel menu selezionare l'account che corrisponde a quello della scuola. Last but not least, se non riusciamo ad accedere a Classroom o a visualizzare le notifiche o le mail scolastiche, la ragione è semplice. Non stiamo usando il browser, nel nostro caso Chrome, con l'account scolastico, ma con un altro account. Dobbiamo quindi passare all'account scolastico o istituzionale seguendo la procedura descritta in questo video. That's all, folks.